Amiche e amici di Rossini TV, siamo al centro ippico La Badia, alle pendici del Catria, come si dice, a Chiaserna di Cantiano. Qua si parla già di Cantiano Fiera Cavalli, una manifestazione che si terrà il 4-5 maggio, ma di cui vogliamo già raccontarvi tutto. Con che obiettivo? Con quello di farvi venire una gran voglia di venire poi a maggio a visitare questa manifestazione straordinaria che da qualche anno stiamo seguendo con le telecamere di Rossini TV. E naturalmente iniziamo col sindaco Alessandro Piccini. Sindaco, che bella giornata naturalmente che avete organizzato, perché no, è tutto perfetto per raccoglierci, per parlare già di Cantiano Fiera Cavalli. Che edizione sarebbe questa, volendo metterla in ordine numerico? Sì, ecco, questa è la seconda edizione primaverile, che però ecco, si aggiunge alle 45 edizioni classiche che si sono organizzate sempre nel periodo classico, che è quello della seconda domenica di ottobre. Ecco, abbiamo creduto comunque che questo evento, tanta è la sua forza e attrazione, potesse essere riproposto in una formula nuova, primaverile, che si portasse dietro anche altro oltre al cavallo, e quindi ecco, complice il successo della prima edizione dopo il fermo del Covid, abbiamo deciso, dopo il fermo purtroppo dell'alluvione, di ripartire proprio con questo grande evento. Cantiano Fiera Cavalli, che personalmente e anche come Rossini TV stiamo seguendo da qualche anno, è proprio l'emblema di quello che è stata tutta la ripartenza e tutta la forza di Cantiano, della sua comunità, nella quale il sindaco tra l'altro si sta riproponendo per un nuovo mandato. Un mandato nel quale il discorso è: non faccio promesse, ma parlo di quello che è stato fatto. Naturalmente la promessa però è continuare. Sì, ecco, non è stata una scelta semplice, perché credo che ecco, quello che lasciamo alle spalle sia stato il mandato più difficile dal dopoguerra ad oggi. Ecco, oltre quelle emergenze che hanno vissuto tutti, quindi il Covid, l'aumento dei prezzi, a Cantiano è toccato 3 anni di lavori sulla direttrice principale, sulla Flaminia, 8 mesi di chiusura fisica di accesso verso l'Umbria e purtroppo la devastante alluvione del settembre del 2022, che avrebbe potuto azzerare le sorti del paese. Quindi ecco, oggi soddisfatti di aver comunque intrapreso una strada che rilanci e ormai in maniera certa ecco, le sorti del paese, tanto ancora c'è da fare. Abbiamo un paese da ricostruire sia nelle infrastrutture ma anche nella serenità dei cittadini. Quindi è per questo, per senso di responsabilità, per dare continuità a quella difficile azione amministrativa che vede tessere ormai da mesi, da 1 anno e mezzo, rapporti con i più alti livelli istituzionali, dal Ministero, dalla Regione, dagli enti e dai soggetti attuatori, che abbiamo voluto dare continuità a questa nostra azione e inaugurando, mi auguro, ecco, una fase di rigenerazione urbana e di crescita prosperosa del paese. Una scelta insolita, coraggiosa ma assolutamente suggestiva, quella di fare la conferenza stampa oggi con le balle di paglia qua nel campo pratica, mi pare di chiamarlo così, giusto, lo chiamo bene, dei cavalli. E una scelta bella per raccontarci cosa racconterete questa mattina a noi e di conseguenza a tutti i telespettatori di Rossini TV. Sì, ecco, apriremo gli occhi su quello che sarà il programma di questa edizione primaverile, ma abbiamo voluto farlo qui proprio perché qui c'è quel valore aggiunto che contraddistingue questa manifestazione, questo contesto di alta qualità ambientale alle pendici del Monte Catria fa di questa fiera di settore un qualcosa di unico a livello nazionale. Questa è una fiera che non si svolge dentro un padiglione fieristico, ma in più di 1 ettaro di superficie all'aria aperta, alle pendici del Monte Catria, in cui oltre al cavallo si potranno ecco, assaporare tutte quelle modalità di fruizione di un territorio appunto in modalità rispettosa della tutela ambientale, come il trekking, il bike e soprattutto ecco, condire questo contenitore con un patrimonio enogastronomico di alta qualità. Cogliamo allora come sempre l'opportunità, questa volta siamo nei tempi giusti per fare una bella promozione, per invitare veramente tutti a venire a Cantiano Fiera Cavalli il 4-5 maggio. Esatto, ecco, vi aspettiamo, le giornate come quella di oggi ecco, è ben augurante in termini di accoglienza anche climatica all'evento, quindi crediamo che anche una giornata lunga come quelle di maggio possano arricchire e dare la possibilità alle famiglie di godersi appieno dalla mattina alla sera questo nostro bello e grande territorio.
Giuseppe Travagliati, presidente dell'Associazione Allevatori Cavallo del Catria. Presidente, la giornata è bellissima, la presentazione è stata straordinaria, adesso però tocca a voi, perché comunque ancora un paio di settimane di lavoro per arrivare a Cantiano Fiera Cavalli ci sono. Sì, innanzitutto ben trovati a tutti i telespettatori e amici di Rossini TV. Grazie Paolo, ormai è un appassionato Paolo, è un profondo conoscitore della razza del cavallo del Catria. Sì, manca poco, mancano poco meno di 3 settimane, siamo un po' tutti sotto pressione, dal nostro sindaco fino a me, fino a tutti gli allevatori. Però ecco, dove c'è molta pressione dopo c'è anche tanta passione, quindi lo si fa con piacere e noi siamo abituati a lavorare sotto pressione, forse arriviamo al massimo proprio lavorando sotto la pressione. Ecco, ci siamo, il 4 e 5 maggio è la seconda edizione della Fiera Cavalli primaverile, si realizzerà in un contesto magnifico, che siamo ai piedi di Chieserna di Cantiano, ai piedi del Catria, un contesto unico di fiera, che poi fiera tra virgolette, no? Non ci sono padiglioni, tutto all'aperto, e proprio questo ci dà lo spunto di una fiera diversa rispetto a quella tradizionale di ottobre, che sarà la seconda e la terza domenica di ottobre, quindi colgo l'occasione per ricordare ambo gli eventi. È una fiera diversa dove troverete tanto divertimento innanzitutto, tanto rispetto per il territorio, tanto rispetto per i cavalli, quindi tanti cavalli. Per la prima volta avremo in fiera la possibilità di fare trekking, piccoli trekking di un'ora con i cavalli del Catria, poi troverete guide turistiche, guide ambientali dove si può scoprire il nostro territorio a piedi con dei percorsi facili o difficili, insomma a seconda dell'abilità di chi arriverà, e poi avremo anche i bike, quindi una fiera primaverile aperta a tutti, aperta al grande pubblico, non solo agli amanti e ai tecnici dell'equitazione, tecnici di cavalli, ma tutto, dalle famiglie, io dico sempre dai bambini ai nonni, quindi vi aspettiamo. Ribadiamolo allora questo fatto che è stato anche sottolineato dal sindaco nella fase appunto nella quale lui ha parlato alla stampa. Parlare di cavallo a Cantiano non è parlare solo di cavallo. Assolutamente no. Dopo il 15 settembre specialmente stiamo riscoprendo i nostri valori, nel senso che il cavallo è una macchina trainante, è un marchio distintivo del nostro territorio, e di conseguenza dopo di specchio ne beneficiano tutto. È una, per me allora sono dei compagni di vita, ma nel tessuto socio-economico del comune di Cantiano è fonte di turismo, quindi fonte di reddito, fonte di vita, ecco, e naturalmente sempre nel rispetto del nostro territorio, specialmente ora che, ricordo a tutti, ancora non abbiamo la strada che arriva al Catria, quindi ci andiamo a cavallo, ed è vero, è la verità, quindi ancora di più rispettando il nostro territorio. Giacomo Romitelli è vicepresidente ANAREAI e anche comunque allevatore del cavallo del Catria. E siamo rimasti molto colpiti dal fatto che è stato ribadito un paio di volte anche in conferenza che la razza del Catria è una razza in via di estinzione. Cosa intendete? Allora, le razze a limitata diffusione, a rischio di erosione o razza a rischio di estinzione sono delle razze che hanno dei numeri di capi sotto i 5.000 capi, quindi sotto i 5.000, quindi c'è un rischio di potenziale di erosione genetica, quindi se non ci sono un numero sufficiente di fattrici, di stalloni, si rischia di perdere tutto il patrimonio genetico della razza. Quindi nel Catria, per fortuna, poi ci sono diversi livelli, diciamo, di potenzialità di rischio di erosione del patrimonio genetico, rischio di estinzione. Il Catria per fortuna ha superato da, diciamo, da 2 anni a questa parte la soglia dei 1.000 capi, che è una soglia un po' critica sotto la quale il rischio di estinzione è più importante. Però grazie a tutto il lavoro che è stato fatto dagli allevatori con il supporto di ANAREAI, appunto questa l'associazione di cui sono vicepresidente, Associazione Nazionale Allevatori Razze Equine ed Asinine, che ha la tenuta del libro genealogico del cavallo del Catria, appunto si è potuta verificare un aumento dei capi. Questo dovuto anche al fatto che il cavallo del Catria ha acquisito
diciamo, degli ulteriori usi rispetto ai classici iniziali, che principalmente era da carne. Adesso sono sempre più un cavallo adatto per passeggiate, per lavoro diciamo come turismo, all'interno dei maneggi. E quindi, ecco, come, diciamo, da un punto di vista del lavoro che si fa come associazione per la tutela di questa razza, è un lavoro di miglioramento da una parte, di conservazione. Essendo il cavallo del Cate una razza a limitata diffusione, quindi con un numero di capi piuttosto basso ancora, e la funzione principale è quella della conservazione della razza. Però la differenza tra conservazione e miglioramento è molto sottile, perché una volta che migliori il cavallo, poi lo aiuti anche a conservarsi, cioè perché diventa più appetibile per diciamo i possibili clienti. Quindi un cavallo che ha molteplici usi o potenzialità da sviluppare è sicuramente più facile che si conservi, ecco. Poi naturalmente sono sempre molto importanti gli aiuti che provengono dall'Unione Europea, che poi passano attraverso Ministero e Regione, per poter aiutare gli allevatori, appunto, ad andare avanti, ecco. In estrema sintesi possiamo dire che, a fronte di un rischio estinzione, guardando i registri, guardando quello che sta succedendo, però c'è un grande ottimismo. Assolutamente sì, perché abbiamo visto una crescita costante in questi ultimi 3 anni del numero di capi e dell'interesse delle persone, quindi siamo molto, diciamo, siamo ottimisti come allevatori. Siamo con Paolo Vitali, presidente del Centro Ippico La Badia, e siamo qua nello spazio dove seguiamo alle nostre spalle un allenamento, una formazione così importante. Due parole sul Centro Ippico, che ospita tra l'altro Cantiano Fiera Cavalli e che è un centro di eccellenza non solo per il territorio. Beh, il Centro Ippico in proprietà del Comune di Cantiano. E le nostre attività sono la pensione addestramento, puledri, scuola di equitazione per i bambini e avanzate, agonismo e più lavoro sulle escursioni, prevalentemente con il cavallo del Cate, perché è un ottimo cavallo per il turismo equestre. In questo caso stiamo facendo invece uno stage sempre con il cavallo del Catria, con un cavaliere internazionale e con la ragazza che è sopra, che è l'istruttrice del centro, e dove si migliora per poi sviluppare ancora di più questa razza, che, come vedete, è duttile, no? Quindi per il turismo equestre, ma anche per un lavoro in piano di alto livello. Da profano ma appassionato, ogni volta che vengo qua a Cantiano e vengo qua alla Badia, respiro un'atmosfera di serenità, di gioia, di felicità. Mi viene da pensare, e non so, spero di non sbagliarmi, che la pratica del cavallo, fatta in particolare col cavallo del Catria, sia comunque una pratica anche sicura. Assolutamente, infatti c'è il proprio esiste l'ippoterapia, no? Con il cavallo, quindi è una terapia che il cavallo ci aiuta a migliorare noi stessi, quindi il lavoro su di noi, no? Quindi subentra questa tranquillità, questa unione col cavallo, e appunto ci migliora, e ci migliora, ma non solo col cavallo, ma nella quotidianità. E quindi, come hai detto, c'è proprio questa tranquillità, perché tutti ci si avvicinano in modo tranquillo. Poi c'è il comunicare col cavallo, c'è le fare passeggiate, fare le gare, ma c'è sempre quella, come vedete anche nello stage, non ci sono tensioni alte, non ci sono urla o cose, è tutto un modo di comunicazione sottile e fine. Ovviamente più il livello si alza e più si diventa sottili. Ai telespettatori di Rossini TV lanciamo la sfida bonaria a venire a provare. C'è un'età, diciamo, entro la quale restare, oppure è una pratica che può essere per tutti? Per tutti, iniziando da 5 anni di età dei bambini, con i pony, con piccoli movimenti, con piccoli esercizi, fino a non c'è età. A seguire le fasi di allenamento e formazione, perché quella che abbiamo visto alle nostre spalle è formazione dei formatori, c'è Eleonora Radicchi, una allieva, e alla quale noi vogliamo chiedere un po' cosa si prova, perché poi la pratica del cavallo, da quello che abbiamo potuto capire, non è da considerare una pratica sportiva come le altre. Il cavallo non è un attrezzo sportivo.
Assolutamente no, il cavallo trasmette libertà, trasmette una sensazione di liberazione e a volte in determinati esercizi, in determinate situazioni, tipo il galoppo, sembra di volare. E soprattutto, giustamente come dicevi, non è un'attrezzatura ma è un animale, pertanto va gestito in tutto e per tutto, cioè non finisce con l'ora di lezione ma finisce con tanta passione che ci si mette poi perché deve essere accudito, deve essere curato e diventa un compagno di vita. Prima, mentre aspettavamo di prendere microfono e telecamera per appunto questa intervista, si ragionava appunto sul fatto che poi l'istruttore non è solo un istruttore di equitazione ma diventa un maestro di vita. Assolutamente sì, l'istruttore diventa un insegnante di vita, perché comunque nel momento in cui ci mettiamo a confronto con un animale, quindi che vive distinto, è l'istruttore che ti dà quella capacità di risolvere le situazioni, di andare avanti e di capire: ok, ce la posso fare, adesso continuo, se lui me lo dice io lo posso fare. Quindi diventa un maestro di vita e un riferimento importantissimo. Non si tornerebbe a casa mai quando si viene qui a Cantiano, quando si viene al centro ippico alla Badia a parlare di cavalli. Devo dire la verità, ci prende questa atmosfera, questa sensazione, questa situazione. L'abbiamo raccontata con le telecamere di Rossini TV per invogliarvi a seguire questo sviluppo che porterà il 4 e il 5 maggio alla edizione primaverile di Cantiano Fiera Cavalli.